Corecom presentati i bandi Toscana in spot e la Toscana che fa bene. I contenuti dei due riconoscimenti sono stati presentati in conferenza stampa al Palazzo del Pegaso. Torna il premio giornalistico nazionale Città di Foiano della Chiana, Sbardellati Nottolini. La seconda edizione si terrà a Foiano il 21 settembre prossimo. Venti alluvionali in commissione d'inchiesta, audizione di Eugenio Giani e Monia Monni. Sentiti il presidente della Toscana e l'assessora regionale all'ambiente, il quadro degli interventi e delle risorse. Sono stati presentati i bandi del Corecom Toscana in spot 2024 Non abbocchiamo e la Toscana che fa bene. Si tratta della terza edizione per la Toscana che fa bene, bando per il conferimento di un premio alla migliore campagna di comunicazione sociale. Toscana in spot 2024 Non abbocchiamo premierà invece i migliori spot video realizzati sul tema del contrasto alle truffe telefoniche e online. La Toscana che fa bene è promosso in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato Toscana CESVOT per premiare la migliore campagna di comunicazione sociale realizzata nel 2023-2024 in Toscana. Possono partecipare enti no profit, ma anche istituzioni pubbliche o soggetti privati che abbiano ideato e diffuso nel corso dell'anno una campagna di comunicazione di pubblica utilità. Il premio di 5.000 euro andrà al soggetto no profit vincitore o, nel caso in cui si tratti di un'istituzione pubblica o soggetto privato, a un soggetto no profit indicato dal vincitore. Anche in questo caso le domande devono pervenire entro il 30 settembre. Presentiamo due importanti iniziative che proponiamo insieme al Corecom, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Ma io sono davvero felice di poter presentare questa iniziativa, anzi queste iniziative insieme al Corecom oggi qui. Da un lato la comunicazione sociale e l'importanza che riveste per tante cittadine e tanti cittadini, un'iniziativa che portiamo avanti insieme al CESVOT ormai da diversi anni e che dà il senso anche di un punto di vista differente come regione vogliamo avere. E poi l'altra iniziativa altrettanto importante, che è un modo per sensibilizzare le cittadine e i cittadini sulle truffe che spesso avvengono attraverso i canali informatici, attraverso iniziative come queste. Noi vogliamo dare il nostro contributo per avere una società ancora migliore e per dare ai cittadini tanti strumenti per accorgersi, purtroppo, come dire, che le truffe sono tante e avvengono anche in maniera molto semplice, quasi inosservata. Sono concorsi a cui teniamo molto, ha detto Marco Meacci, presidente del Corecom. Sì, noi avevamo già pubblicato i due bandi, perché sono due bandi, uno è la Toscana che fa bene, l'altro è la Toscana Spot, già a metà luglio, già avendo fatto una comunicazione pubblica in questo senso. Ora siamo a ridosso in qualche modo, mancano ancora 20 giorni per partecipare a questi due bandi a cui teniamo molto, a cui tiene molto anche la Regione Toscana e vari organismi che partecipano. Uno appunto è la Toscana eSpot, che è quella legata a fare dei video e di massimo 60 secondi rivolti ai residenti in Toscana, a partire dai giovani della Toscana, e quest'anno il tema è quello delle truffe telefoniche, delle truffe telematiche, e il titolo è appunto Non abbocchiamo, per cui noi chiediamo che ci vengano così inviati questi video, che poi verranno premiati, avranno anche dei riconoscimenti economici con un totale di 10.000 euro, premio da 5.000, 3.000 e 2.000 euro. E questo chiaramente è un tema molto sentito, molto d'attualità, e servirà per sensibilizzare la popolazione, a partire dalla popolazione più fragile e vulnerabile. L'altro bando importante che facciamo in collaborazione col CESVOT e con la Regione Toscana invece è quella La Toscana che fa bene, e si rivolge a tutto quello straordinario patrimonio di mondo che è il volontariato, l'associazionismo, il no profit e non solo,
e si rivolge a premiare le migliori campagne di valore sociale, di interesse pubblico, per cui è in qualche modo un riconoscimento e una valorizzazione di tutto quel lavoro importante che viene fatto, e qui possono partecipare sia gli enti no profit, sia le istituzioni e i privati cittadini. Da sempre la nostra associazione si occupa di comunicazione sociale, ha detto Luigi Paccosi, presidente del CESVOT. Sì, il CESVOT da sempre è attento alla comunicazione sociale, abbiamo un archivio di più di 3.000 documenti da 68 paesi del mondo, quindi è un archivio importante, e quindi siamo molto contenti di partecipare insieme a Corecom a questo concorso, che ormai è la terza edizione. Le altre edizioni sono stati premiati delle cortometraggi molto belli, il primo mi ricordo dell'Unione Ciechi di Prato, l'anno scorso dell'Avis, quindi speriamo che il terzo settore anche quest'anno possa partecipare a questa campagna, perché penso davvero che ce ne sia bisogno, perché la comunicazione sociale non è un marketing commerciale, ma si rivolge proprio ai cittadini per invitarli a degli stili di vita diversi e quindi per cambiare in qualche modo la nostra società. Torna il premio giornalistico nazionale Città di Foiano della Chiana a Sbardellati Nottolini. Il comune di Foiano, che promuove il riconoscimento, premierà i giornalisti RAI Luisella Costamagna e Antonino Monteleone, i giornalisti sportivi Alessia Tarquino e Guido Vaciago, insieme ad Agnese Pini, direttrice responsabile dei quotidiani del gruppo QN, Francesco Cancellato, direttore responsabile di Fanpage, il giornalista enogastronomico Claudio Zeni e la giornalista sportiva aretina Francesca Muzzi. Ogni volta che un premio viene dedicato a chi fa informazione libera, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, diventa un esempio anche per le nuove generazioni. Ogni volta che si parla di informazione libera e ogni volta che un premio viene dedicato a chi ha messo a disposizione la propria vita per offrirci informazione libera, noi dobbiamo esserci. Investire in iniziative come queste vuol dire anche mandare un messaggio alle ragazze e ai ragazzi più giovani. E fare il giornalista, essere giornalista, vuol dire anche servire la propria comunità, come fate anche voi. E il lavoro di un giornalista libero permette a ciascuno di noi di essere un cittadino o cittadini più liberi. Quindi grazie all'amministrazione comunale di Foiano della Chiana, grazie al suo sindaco, grazie a chi ha pensato questo premio, perché manda anche un messaggio di speranza a tanti ragazzi e a tante ragazze. Si tratta di una iniziativa molto importante, secondo il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli. L'importanza di questo premio, secondo me, risiede nel fatto non soltanto di dare riconoscimenti a chi fa un mestiere molto delicato, quello della comunicazione, del racconto, dell'indagine, quindi quello del giornalista non è un lavoro come tanti altri, è un lavoro molto particolare che spesso attiene anche al rapporto tra i poteri, tra virgolette, e poi quello che le persone che leggono, che ascoltano, che si informano, percepiscono rispetto al racconto fatto. Ma l'aspetto importante che voglio sottolineare di questo premio è anche il fatto che non soltanto si danno riconoscimenti a giornalisti affermati, che già, come dire, hanno avuto grandi esperienze, che magari sono noti al pubblico, ma anche al giornalismo locale, al giornalismo settoriale, quello meno conosciuto. Quindi si vanno a dare riconoscimenti, a premiare quelle persone che raccontano quelli che sono i fatti di un territorio, che sono fatti che magari resterebbero sconosciuti ai più e che invece grazie a questo prezioso lavoro vengono fissati in un comunicato sulla carta oppure in televisione. Diventa naturale per il Corecom promuovere un premio giornalistico, ha detto Marco Meacci, presidente del Corecom, premio che tende a valorizzare la libertà di informazione.
Sì, per il Corecom è in qualche modo naturale e così spingere, promuovere, valorizzare, dare un piccolo contributo di promozione a un premio, ai vari premi che avvengono in Toscana, in particolar modo a questo che è stato messo in piedi dalla città e dal comune di Foiano, perché appunto in qualche modo serve per valorizzare il tema della libertà di informazione, del pluralismo, dell'equilibrio, ma anche della ricchezza che il sistema informativo della Toscana da sempre esprime e continua a esprimere. Io fra l'altro conoscevo personalmente, avevo ottimi rapporti con i due giornalisti Nottolini e Sbardellati a cui è insignito e dedicato il premio, per cui è un piacere ulteriore e anche un plauso da parte del Corecom al Comune di Foiano per questa bella iniziativa che in qualche modo contribuisce anche come elemento di stimolo e di riflessione sul tema dell'informazione. Vorrei ringraziare tutte le istituzioni che sostengono questa importante iniziativa, ha detto il sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci. Sì, siamo molto felici, dopo il successo anche un po' inaspettato del primo anno, torna per il secondo anno questo importante evento giornalistico a Foiano della Chiana. Ci candidiamo come comune per un importante evento a livello nazionale oramai. Devo ringraziare quest'anno in particolare l'Ordine dei giornalisti della Toscana, il Corecom, la Regione Toscana, perché ci hanno dato davvero un grande aiuto sia nel trovare poi importanti giornalisti che saranno a Foiano, sia anche per aver organizzato un evento che sarà poi lo spunto per parlare di quelli che sono i nuovi metodi poi di informazione dall'intelligenza artificiale, quali possono essere sia i problemi sia i vantaggi, dalle fake news, un nuovo modo di fare giornalismo, insomma i nuovi anche metodi per approcciarsi al giornalismo e alle varie strutture di comunicazione. E tutto questo lo facciamo anche in ricordo a due nostri storici giornalisti che sono Sbardellati e Nottolini, che sono giornalisti locali ma che come tanti giornalisti locali poi hanno sempre raccontato il nostro paese, la nostra provincia e tutta l'Italia con il loro modo garbato e alla vecchia maniera, quindi è un modo anche per ricordare loro in questo evento che sta diventando ogni anno sempre più importante. Il premio è una occasione per riflettere sulla nostra professione, ha detto Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana. Sì, servono perché sono delle occasioni importanti, al di là della consegna dei premi a dei colleghi straordinari, servono perché sono occasioni per fare delle riflessioni sulla nostra professione, per capire qual è la direzione da prendere, anche se le nostre regole deontologiche sono ben precise e danno la giusta rotta. Servono per confrontarsi, per capire qual è il nostro ruolo. Prima sentivo giustamente il collega Ceccarelli che parlava di social e quant'altro. Sapete perfettamente quello che penso io dei social. Finché i social non saranno riconducibili a un'identità vera, ci sarà sempre il problema delle fake news, dell'odio seriale, ed è un problema che stiamo affrontando proprio in questi giorni. Noi come ordine stiamo facendo tanto sui temi che sono assolutamente di attualità, come ad esempio l'intelligenza artificiale, tant'è vero che abbiamo organizzato proprio come ordine e fondazione dei giornalisti un Erasmus accreditato presso la Comunità Europea che si svolgerà a Malaga a novembre proprio sull'intelligenza artificiale. Per cui noi crediamo profondamente nella qualità dell'informazione e nella qualità di chi fa informazione. E tornando alla tua domanda, sì, sono premi assolutamente importanti. La commissione d'inchiesta sugli eventi alluvionali del 29 e 30 ottobre e del 2 e 4 novembre 2023 in Toscana, presieduta da Elisa Tozzi di Fratelli d'Italia, ha tenuto un'audizione del presidente della regione Eugenio Giani e dell'assessora regionale all'ambiente Monia Monni. Per la presidente Elisa Tozzi si è trattato di una seduta particolarmente interessante. Sicuramente si è aperta un'interlocuzione interessante con la giunta regionale e sicuramente il lavoro da fare sarà un lavoro di approfondimento di non poco conto, anche e soprattutto per quanto riguarda la parte degli investimenti, perché io credo che sia sotto gli occhi di tutti ormai che non è più possibile
che in questa regione, appunto, quando si verificano degli eventi meteorologici che per quanto possano essere eccezionali, poi diciamo mettono di nuovamente in ginocchio a distanza di poco tempo interi paesi, beh, voi capite che quanto mai è opportuno capire soprattutto lo stato dell'arte delle infrastrutture in Toscana. I nostri approfondimenti avranno ad oggetto naturalmente quello che è stato fatto, quello che è stato programmato, quello che non è stato realizzato, anche perché contrariamente a quella che è la narrazione ormai troppo frequente, mi permetto di dire, rispetto a una lamentela continua verso un governo che comunque risorse ne ha messe sul campo e che governa da solo 2 anni e che è, come dire, chiamato in causa di fronte a decenni, permettetemi anche, di mancata programmazione, mancata realizzazione di interventi, oggi addirittura molte colpe vengono scaricate sui comuni per quanto riguarda la rete fognaria, quando sappiamo bene che questo è un onere che spetta ai gestori dei servizi. Ecco, questo scaricabarile onestamente credo debba trovare uno stop, una fine, e da una parte sicuramente l'attività della Commissione dovrà necessariamente aiutare a chiarire anche quelli che sono i costi, quelli che sono il famoso miliardo chiesto al governo Meloni per ricostruire la Toscana. Noi non ci sottraiamo a questo, semplicemente vogliamo capire esattamente dove questi soldi sono stati spesi a fronte di risorse che in Toscana sono comunque già arrivate, e penso a quei 60 milioni per interventi strutturali stanziati proprio per la mitigazione del rischio idrogeologico ad ottobre 2022 dal Dipartimento di Protezione Civile, che sono una parte delle risorse che in questi anni sono arrivate in Toscana, a prescindere dal governo Meloni. Ecco, io credo che questo è un dato significativo, perché solo capendo lo stato dell'arte e capendo esattamente di chi sono le responsabilità, se oggi questa regione è tra le più fragili d'Italia in termini di prevenzione, è sicuramente un obiettivo che dovremo perseguire, soprattutto nell'interesse di quei tanti cittadini che qualche giorno fa di nuovo erano sott'acqua, e questo francamente non è accettabile. Il vicepresidente della Commissione Francesco Gazzetti del Partito Democratico ha apprezzato il rilevante contributo portato dal presidente Giani e dall'assessora Monni. È una valutazione sicuramente positiva, anche perché la Commissione ha iniziato i suoi lavori con 2 audizioni molto importanti e significative, quella del presidente Giani e dell'assessora Monni. Il clima è quello della massima disponibilità, e si fa sempre più largo da parte nostra come maggioranza la convinzione che questa Commissione davvero possa essere lo strumento migliore anche per richiamare tutti, a partire dal governo, a fare il proprio dovere, perché mancano ancora molti finanziamenti, e quindi sicuramente il lavoro che porteremo avanti in seno alla Commissione servirà anche a evidenziare questo aspetto e a rilanciare questa richiesta nei confronti del governo nazionale. Apprezzamento è stato espresso anche dai gruppi di minoranza, dal vicepresidente vicario Massimiliano Baldini della Lega, che ha precisato la diversa visione del proprio gruppo riguardo ai confini delle competenze del ruolo di commissario assegnato a Giani. Beh, la commissione è iniziata in modo positivo, ben organizzata dalla presidente Tozzi, e sono soddisfatto da un certo punto di vista, perché il presidente Giani ha ricordato nel corso della sua audizione l'importanza del lavoro svolto anche da parte nostra, in particolar modo da parte della Lega, per quanto riguarda l'attivazione dell'attenzione sulla costa, e chiaramente anche per gli eventi che colpirono il nostro territorio prima del 2 di novembre. Noi abbiamo fortemente insistito perché fosse presa in considerazione uno spazio temporale più ampio per ricomprendere gli eventi che accaddero a Viareggio, a Torre del Lago e anche sulla costa nella zona pisana e nella zona massese. Però al contempo ho ricordato al presidente Giani che il suo ruolo di commissario per la mitigazione del rischio idrogeologico, che lui ha in virtù di una precisa legge voluta nel 2014 dall'allora governo Renzi, è in qualche modo, come dire, gli consegna una responsabilità sugli eventi, una responsabilità di ordine politico sugli eventi accaduti,
anche perché dal governo, sin dal 2010, la Regione Toscana ha ricevuto ingenti risorse per intervenire sui territori più fragili, per prevenire ovviamente situazioni come quelle che invece sono occorse. E quindi ho chiesto che si smettesse questo rimpallo di responsabilità verso il governo, che noi non crediamo assolutamente vi sia, mentre invece, anche alla luce di quello che è successo proprio in questi giorni, penso a Campi Bisenzio, penso a Montemurlo, evidentemente la Regione Toscana è ancora indietro e credo che il Presidente Gianni debba più riflettere su quelli che sono i suoi ruoli e su quelli che sono i compiti in virtù di questo ruolo aggiuntivo che ha, più che guardare alle questioni del governo. E adesso Irene Galletti del Movimento 5 Stelle che commenta il contributo del Presidente Gianni. Temiamo che questa commissione in realtà, più che fare luce, possa diventare un oggetto di scontro politico tra il Partito Democratico e le destre, e non è questo l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere. Per noi sarà importante seguire e seguiremo questa commissione innanzitutto per cercare di capire quali sono le ragioni che hanno scatenato questo evento, anche se in gran parte le conosciamo e sono legate alla mancanza di prevenzione e all'eccessivo consumo del suolo che è stato fatto anche in queste aree, ma soprattutto per cercare di capire anche come evitare altri fenomeni come questo. Ciò che è accaduto in questi ultimi giorni di nuovo in Toscana ci fa capire che il nostro territorio è fragile, estremamente fragile. E queste commissioni, gli esperti che vi parleranno al suo interno, possono aiutarci a capire quali sono le precauzioni e le misure da prendere come amministrazione per cercare di fare in modo che si possa perlomeno mitigare quei danni che probabilmente, visto il cambiamento climatico in corso, saranno inevitabili ancora per molto tempo. È necessario un intervento attento, Agenda 2030, che è dell'Unione Europea, ma soprattutto che il Movimento 5 Stelle ha già anticipato nel 2009, quando è nato, è l'unico strumento che ci può permettere di fronteggiare questa che potrebbe essere una delle più grandi crisi climatiche che ha conosciuto il genere umano da quando è sulla Terra. Infine, le parole di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Guardate, su questi temi non ci si può dividere, ci sono le vite delle persone, le vite perse purtroppo da tante persone, famiglie che ancora piangono i loro morti, e noi abbiamo la necessità di capire cos'è successo anche, per questo il motivo di quella commissione, ma non basta solo capire, bisogna conoscere, capire, apprendere per poi mettere in campo azioni, perché questo è il compito della politica, per fare in modo che non accada più.